Di clima e di cambiamenti climatici si parla da oggi fino al 18 novembre a Marrakech, città che ospita la COP22 e dove bisognerà anche decidere come applicare quanto deciso alla conferenza sul clima di Parigi. Sentiamo il servizio di Matteo Parlato. Mentre a Marrakech si apre la conferenza sul clima per decidere come finanziare e uniformare obiettivi e verifiche di quanto si è deciso a Parigi, a Montecitorio, a Roma, è stato presentato il dossier L'Italia vista da Parigi, realizzato dal Centro Documentazione Conflitti Ambientali, alla presenza, tra gli altri, di componenti della Commissione Ambiente della Camera, un rapporto focalizzato sulla politica italiana rispetto agli impegni assunti in sede internazionale. Pochi giorni fa, il 4, è entrato finalmente in vigore l'accordo di Parigi, l'Italia lo ha ratificato il 27 ottobre scorso e quindi si è impegnato a ridurre del 33% le emissioni globali entro il 2030. Tuttavia, è quello che diciamo in questo dossier, l'Italia vista da Parigi, le politiche infrastrutturali, energetiche e di gestione dei rifiuti di questo governo comportano un aumento delle emissioni in atmosfera e sono quindi in completa contraddizione con gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'accordo di Parigi. Non c'è nulla di più globalizzato dell'inquinamento atmosferico e le decisioni di Parigi e di Marrakech dovranno tramutarsi infatti solo dal 2020. Ma il tempo passa e il clima cambia, mentre non abbiamo tempo da perdere. Ora potremmo ancora mettere mano al nostro futuro, ma se aspettiamo che le cose si risolvano da sole, potremmo trovarci in una nuova condizione di equilibrio, ma non è detto che sia adatta alle nostre condizioni di vita.